Benvenuti a questa quinta edizione della Festa delle Donne Federiciane. Voi sapete, la natura dei Templari Federiciani è un ordine virile, cioè maschile. Noi abbiamo voluto cambiare le regole del gioco perché la donna è importante, la donna è vita, la donna è chiesa, la donna è società, la donna ha quei valori che magari l'uomo pian piano va perdendo per strada, e quindi è fondamentale la presenza della donna anche in un ambiente dove i maschi hanno, come dire, avevano almeno la virilità di essere cavalieri. Da noi oggi la donna entra come dama per un rispetto femminile, però poi diventa cavaliera perché merita, così come gli uomini, di avere pari dignità, ma non solo, di comandare gli uomini, che è la cosa più bella per le donne. Vedere comandare gli uomini dà loro non solo quel senso di essere viva, attiva, ma anche la certezza di essere una mamma anche per coloro che guida. E quindi una grande responsabilità da dare alle donne in questo cammino internazionale. Ricordiamo che in solo 4 anni siamo presenti in tutta l'America Latina, negli Stati Uniti, siamo presenti in Asia, siamo presenti in Russia, siamo presenti in Cina, siamo presenti in India, siamo presenti in quasi tutta l'Europa, manco a dirlo, e questo in solo 4 anni. Tante donne si stanno scommettendo in tutto il mondo per dare un segnale forte di grande visibilità dei loro pensieri, del loro amare, del loro agire, del loro essere. E noi siamo qui proprio per dare a loro la possibilità di avere quello che è giusto, che meritano in questa società. Peraltro una società senza la presenza delle donne è in declino. Allora cominciamo noi a dare un segnale, speriamo che poi gli altri capiscano da questo segnale come vanno fatte le cose e come bisogna farle fare. Dare spazio alle donne nel lavoro, nella società, nella politica, nelle grandi aziende dove sono solo gli uomini che comandano, credo che sia necessario, ma anche nella Chiesa. Io ho rilasciato un'intervista a una radio nazionale dicendo è il momento che la Chiesa dia più spazio alle donne. E quindi lì dove c'è, manca la presenza dei preti, che le donne, soprattutto le suore, diano il loro apporto alle chiese, perché tenere le chiese chiuse perché mancano i preti è, secondo me, qualcosa che bisogna evitare. Quindi dare anche all'interno della chiesa, ho fatto anche un appello a Papa Francesco, la possibilità della donna di interagire con il popolo, con i cittadini. E questo è un altro passaggio, un'altra cosa che noi stiamo portando avanti, che porteremo avanti, perché crediamo appunto che la donna anche all'interno della Chiesa deve avere il suo ruolo. Le nostre battaglie quindi sono tutte al femminile, perché se vogliamo cambiare questa società, io dico che bisogna vedere chi è la mamma di tutti noi. E allora, siccome Maria è il segnale forte che Dio ha scelto non solo per i cristiani ma per tutto il mondo, a Maria e a Maria di Magdala, che noi veneriamo come templari, quelle raffigurazioni di donne per noi si trasfigurano in tutte voi, sia le donne federiciane e sia quelle che entreranno e sia qui tutte quelle presenti in questa sala. Cosa sono le donne federiciane e perché sono nate? Lo faccio dire a Valeria Baglieri. Allora, l'idea delle donne all'interno dei Templari Federiciani nasce con l'obiettivo di portare sollievo, soccorso e qualsiasi altro genere di aiuto agli ultimi, gli emarginati, i bambini, gli anziani abbandonati a se stessi, e comunque di portare questo sostegno ad ogni essere umano che soffre, senza distinzione di nazionalità, razza, lingua o religione, e in qualsiasi contesto si possa trovare, quindi in situazioni di estrema povertà, di malattia. E questi sono dei servizi
che le donne sono in grado di svolgere sicuramente con grande passione, perché questa è la passione che hanno dentro e che possono mettere a disposizione di chi veramente ha bisogno. Le donne federiciane quindi devono diventare punto di riferimento, operatrici nel sociale e nella pubblica assistenza sanitaria, perché possiedono delle qualità altamente specialistiche, nonché delle particolari attitudini psicofisiche, e questi sono requisiti indispensabili per qualificare una donna, e visto che stiamo parlando di federiciani, una dama o un cavaliere. Tutte le donne federiciane hanno intrapreso questo percorso per propria scelta sicuramente, e ognuno per una motivazione diversa, però devono mettere a disposizione degli altri questa loro scelta per farla diventare una istanza, una motivazione al servizio di tutti per il bene della collettività che ha bisogno. Le donne federiciane sono anche destinate a prestare servizio di assistenza e conforto in tutti quei casi nei quali i templari esplicano la propria attività, e particolarmente nelle unità sanitarie territoriali e mobili della protezione civile templare, nei soccorsi alle popolazioni in caso di pubbliche calamità, nell'assistenza sanitaria, nel campo igienico-sanitario ed assistenziale in generale, nella profilassi delle malattie infettive dell'infanzia, agli anziani, ai malati terminali, ai portatori di handicap, di supporto alle case famiglia e agli ospizi. Certo, dicendo queste cose il carico diventa veramente pesante, però volevo concludere appellandomi a quello che ha detto Corrado prima, cioè che se veramente prendiamo come modello una donna che sicuramente è la donna per eccellenza, che è Maria, allora questo sarà possibile poterlo fare se nella nostra volontà e ci affidiamo a lei. Con questa comunicazione che ha detto Valeria, ufficialmente apriamo i lavori di questo convegno dedicato alle donne federiciane, però prima dobbiamo fare un minuto di silenzio per il priore della Slovacchia, un giovane che è morto improvvisamente, quindi vi prego di alzare tutti i piedi e ricordare il nostro confratello, a Daniel Rimaro, tutto il gruppo della Slovacchia. Andiamo a intervenire Carola Barani. Grazie Gran Maestro, saluto tutte le sorelle e i fratelli, le amiche e gli amici oggi presenti. In realtà quando mi fu chiesto di intervenire, io contestai pubblicamente il concetto di 8 marzo, e vi spiego subito perché. Perché in realtà l'8 marzo del 1917 a San Pietroburgo nasceva la festa della donna operaia internazionale. Quindi di fatto quello che è stato sempre considerato il momento del disastro a New York dentro una fabbrica, così come sempre detto, in realtà è un falso storico, poiché questo avvenimento, cioè di 130 dipendenti, uomini e donne, quindi non erano soltanto donne, avveniva il 25 marzo del 1911, mentre l'8 marzo del 1917 a San Pietroburgo avveniva tutt'altra cosa. Ciò detto, io oggi sono qui e sono felice di essere, ringrazio il Gran Maestro e tutte le mie sorelle e fratelli, perché oggi per me è la giornata della donna federiciana, che è un caso che se l'8 marzo potesse il 27 marzo, potesse l'8 luglio, quindi oggi è la giornata della donna federiciana. E il compito che mi è stato dato oggi è quello di studiare, vedere un po' che cosa è successo quando Federico II si volle occupare delle donne, e lo fece scrivere in realtà a Pier delle Vigne, che era il suo grande
cantore di cui Dante scrisse moltissimo nelle sue cantiche, e allora scrisse questo corpus che, credetemi, sicuramente molti di voi l'hanno letto, ma io, umile giurista, quando l'ho letto, l'ho visto, parliamo di un corpus iuris del 1237, di una lucidità e di una un'illuminazione pazzesca. Cioè veramente Federico II era lo stupor mundi, perché riuscì a mettere insieme su impronta romana, romanistica, perché comunque è sempre il corpus iuris giustinianeo quello da cui lui partì, mise assieme un insieme di 255 titoli di cui abbiamo un proemio iniziale con grandissimo riferimento, grandissimi collegamenti alla Bibbia. Dopodiché abbiamo tre libri: il primo dedicato al codice penale, il secondo al codice di procedura penale, il codice di procedura civile, e il terzo che si occupa di diritti di famiglia. Parliamo del 1237, di un'attualità. Ora ho avuto proprio il piacere, con voi lo condivido, riferimento sempre alla donna, di una lucidità e di una anticipazione dei tempi che veramente ti rendi conto che viviamo, non era quella l'età del ferro, è quella che stiamo vivendo adesso. Cioè quella, la via di l'età di mezzo che Federico II impersonava, in realtà ha dimostrato di essere un momento di grandissima illuminazione. Vi dico qualche chicca di come Federico II tutelava la donna all'interno del corpus iuris. Per esempio, vi era la pena di morte per coloro che avvicinavano le donne consacrate. Cioè la pena di morte, era scritto nell'editto, comanda l'imperatore in modo assolutamente assoluto, perché è un imperatore. Poi, per esempio, la pena di morte anche alla donna che si rifiutava di giacere con un uomo che subiva violenza, riceveva la pena di morte. E non c'erano né tribunali, né corti, né avvocati, ma gli avvocati esistevano, e sapete in che cosa? Perché vi era l'avvocato d'ufficio. Federico II, per coloro che avevano necessità, donne, minori, poveri, che avevano necessità di essere assistiti, permetteva l'assistenza legale direttamente da parte della corte. Quindi vedete che grande anticipazione, parliamo di difesa d'ufficio, cose assolutamente legate al nostro mondo, al mondo dell'ordinamento giuridico europeo e quindi moderno. E poi l'adulterio, per esempio. L'adulterio prevedeva la confisca dei beni, e se vi era la moglie che poneva in essere un adulterio, gli si tagliava il naso. Questo era un po' in particolare. E poi ancora, una donna stuprata, chi stuprava una donna subiva direttamente la pena di morte. Ma ripeto, senza appello. E poi, e concludo, un'altra cosa particolarissima, che in quel momento storico la donna era maggiorenne a 18 anni come i ragazzi. Quindi poi siamo tornati indietro rispetto al 1237 e quindi a quello che poi è avvenuto. Grazie. In rappresentanza delle donne di Palermo, così. Grazie Corrado per avermi chiamata, saluto tutti, mi presento Giusi Mitulla della Rettoria Palermo, siamo in rappresentanza dei nostri confratelli e oggi siamo riuniti in quest'aula, in questo posto storico, un contesto storico medievale che ci riporta indietro nel corso della storia dei Federiciani, e siamo in tema. E con Federico II di Svevia. Oggi è l'8 marzo, cosiddetta festa della donna, però più che altro direi un giorno, una commemorazione solenne che ci riporta indietro nel corso degli anni della storia, che vede molte donne, eroine, che si sono distinte nel corso degli anni contro i soprusi sia sul posto di lavoro che all'interno della famiglia. Avrei da citare molti nomi all'interno, sul posto di lavoro nel 1911, la fabbrica che si incendiò dove persero la vita 146 donne operaie,
emigrati, immigrati e anche ebrei erano presenti, un caso che lascia un po' perplessi. Comunque poi donne che si sono ribellate come negli anni 60 Franca Viola, eccetera eccetera, avremmo da fare tanti nomi. Oggi il tema è le donne federiciane, l'impegno a difesa del creato e la tutela ambientale. Ho stilato una piccola relazione, sarò brevissima, spero di non essere fuori tema. Il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi, uno dei documenti più importanti della storia della nostra tradizione letteraria, è una poesia, un inno di lode a Dio per la bellezza del creato, con visione di pace e serenità per il mondo della natura creata da Dio. La natura è la vera protagonista del canto. San Francesco mette in evidenza i quattro elementi naturali: aria, acqua, terra, fuoco, e chiama frate e sora il sole e la luna, poiché nella natura è riflessa l'immagine del creatore, da cui deriva il senso di fratellanza fra l'uomo e tutto il creato. Oggi, con l'enciclica di Papa Francesco, la lettera Laudato Si, la terra è ferita e serve una conversione ecologica, la crisi ambientale è legata al modello di sviluppo per cui bisogna eliminare le cause strutturali che non rispetta l'uomo, incapace di garantire il rispetto dell'ambiente, mettendolo di fronte alle sue responsabilità. E non si rivolge solo ai cristiani, ma a ogni persona che abita questo nostro pianeta, chiamato Terra, nostra casa comune. Papa Francesco spiega e indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico, dovuto per la maggior parte alla grande concentrazione di gas terra. L'umanità deve prendere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo per combattere questo riscaldamento. Cita lo scioglimento dei ghiacci e la perdita di foreste tropicale, parla della povertà di acqua pubblica e che si ha specialmente in Africa, e alla tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. E ricorda che l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale. Il Papa invita a ricordare il dovere di prendersi cura della natura, ma al tempo stesso soprattutto l'uomo deve proteggere contro la distruzione di se stesso con l'inquinamento ambientale. In Italia si tocca a livelli altissimi e provoca numerose vittime, la contaminazione dell'acqua e dell'aria dovuta ai processi industriali, al traffico e alle onde elettromagnetiche, la quantità di rifiuti tossici e le esalazioni chimiche dovute alle loro combustioni, spesso abusive. È tristemente noto il fenomeno della terra dei fuochi, che ha provocato l'insorgere di decine di malattie dovute al contatto diretto con gli agenti inquinanti, è causa di morte premature, di patologie cardiache e respiratorie e dal diffondersi di alcune forme di tumore. L'industria nucleare provoca un inquinamento specifico caratterizzato dalla contaminazione dell'atmosfera, del ruolo e delle acque marine dovuta a elementi radioattivi. La principale fonte di inquinamento sembra essere appunto l'acqua del mare, molto radioattiva. Per esempio le navi nucleari durante il loro funzionamento rigettano nell'acqua dei radioelementi, principalmente resine di epurazione, contaminati, di cui i pesci sono ghiotti. Esperimenti delle bombe atomiche, relitti di carri armati abbandonato dopo essere stati distrutti con granate ad uranio impoverito, uso di proiettili ad uranio impoverito, incidenti di impianti nucleari. Il più famoso rimane quello di Chernobyl nel 1986, altri ancora. Papa Francesco chiede al mondo intero una conversione ecologica che riconosca il mondo come dono ricevuto dall'amore di Dio Padre e invita a guardare anche al positivo che già esiste, alla possibilità per gli uomini di ritornare a scegliere il bene, ricordando che un cambio negli stili di vita può esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale.
La spiritualità cristiana incoraggia uno stile di vita capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo e propone una crescita nella sobrietà e nella capacità di godere con poco. L'ecologia integrale richiede un atteggiamento del cuore che vive tutto con serena attenzione. Papa Francesco suggerisce un esempio di fermarsi a ringraziare Dio per le bellezze del creato sulla terra a noi donate. Ho terminato, vi ringrazio. Grazie. Grazie alla rappresentanza delle donne federiciane di Palermo e la rappresentanza delle donne federiciane di Enna Nezzi Causa. Buonasera a tutti. Io parlerò del femminicismo. Fino a molti anni fa, l'uomo che uccideva la moglie e la fidanzata per gelosia poteva contare su un'attenuante giuridica, un movente d'onore, grazie alla quale la cavava con pochi anni di prigione. Una vergogna affonde le sue radici, un'eredità culturale purtroppo ancora attiva. La femmina come proprietà dell'uomo, ancora oggi la violenza maschile sulla donna, codificata dalla cronaca con le parole omicidio passionale raptus, momento di gelosia, quasi a testimoniare il bisogno di dare una giustificazione a qualcosa che in realtà è mostruoso. I dati in Italia sono infatti impietosi, perché ogni anno quasi 200 donne sono uccise da un marito, da un fidanzato, da un compagno o un ex compagno di vita. Per contrastare questo terribile e crescente fenomeno radicato nella nostra cultura, è stato introdotto il reato femminicidio, con il quale si tende di passare il messaggio che uccidere una persona perché ci si ritiene proprietari del suo corpo, della sua vita, della sua libertà, è un'aggravante giuridica e non più un'attenuante. La figura della donna compare nei telegiornali prevalentemente come vittima di casi di cronaca nera. Esse appaiono essere fragili, esposte alla violenza e al sopruso, cioè un'identità apposta all'immagine giovane e splendente, offerta dalla pubblicità dell'intrattenimento. La domanda che mi pongo è perché un uomo arriva ad ammazzare la sua compagna, la madre dei suoi figli, accecato dell'ira, della rabbia e della gelosia. Come può un uomo che ha amato a spingersi così oltre? La risposta che più semplice sono data è che da un lato che c'è la forte insicurezza, la paura della perdita e dell'abbandono da parte di un uomo che non faccia fatica a definire debole, dall'altra parte c'è lo smarrimento, la sottomissione di una donna che non riesce a trovare il coraggio di ribellarsi. Se penso a una violenza così brutale da sfoggiare un crimine, penso a una donna che ha sognato l'amore e che si trova a subire umiliazioni, dolori tra le mura della propria casa, in luoghi familiari dove dovrebbe invece sentirsi protetta, soprattutto da colui che l'ha legata alla propria vita. Purtroppo sono moltissime le donne che periscono per mano di chi diceva di amarle. Questo mi spiazza al punto da lasciarmi incredula. Da donna cerco di mettermi nelle panni di un uomo che si rifugia nella violenza, un'esistenza di dolore e di rabbia, ma davvero non posso ammettere che una persona pensi di possedere la vita dell'altra e che quella donna non possa vivere e respirare senza la sua presenza. In questi casi, diciamolo, forse sarebbe vita con la U maiuscola, senza una persona negativa come questa. Come ci si libera di un uomo violento? Come si può evitare di morire a causa di un uomo violento, debole, insicuro e impaurito? Non è facile dare una risposta. Penso che basterebbe amor proprio e fiducia nelle istituzioni, coraggio, ma sfido chiunque a superare tale violenza, a trovare la forza per uscirne. Credo che l'unica via d'uscita si cerca ad ogni costo di riconquistare la propria dignità, lottare per il proprio futuro e non arrendersi a chi vuole vedere una donna
consumata ed infelice. E ho concluso. Buonasera a tutti. Allora, io sono Lucia Caccamo e parlerò di imprenditoria femminile. Allora, il problema che voglio affrontare è quello di fare impresa in Sicilia. Purtroppo fare impresa in Sicilia, soprattutto se si è donne, oggi è alquanto difficoltoso. Io porto la mia esperienza e recentemente sono stata premiata a Parigi come eccellenza siciliana. Allora, io mi chiedo, perché deve essere riconosciuto il tuo lavoro all'estero e non in Sicilia, dove io opero, dove io pago le tasse? Allora, molto spesso sento dire a tanti economisti che le eccellenze fuggono all'estero. Ma io mi porrei un'altra domanda. Perché fuggono all'estero? Semplice. E allora, la prima cosa che io dico è questa. Già fin da quando tu poni le basi per un'azienda, incontri una marea di difficoltà che non sto qua a dire perché ci vorrebbero giorni e giorni. Se tu detieni un tuo capitale personale, allora già è qualcosina in più rispetto a qualcuno che deve chiedere un prestito in banca. Tutto questo cosa fa? Danneggia la nostra economia. Spesso mi accorgo che tutti quanti se la prendono con la politica. Sì, sicuramente la politica ha le sue colpe, quello di avere dei privilegi, ma non è solo colpa dei politici. Perché se io faccio un'azienda ed io nel 2008 porto un'altra mia esperienza, volevo fare un'azienda tessile prima di avviare il mio studio stilistico di progettazione moda a Floridia. Bene, mi rivolgo ad un politico che si trovava alla regione allora, oggi non c'è più. Questo politico mi disse: la tua idea è molto ambiziosa, ma fatta in Sicilia ti posso garantire che ti procurerà tanti problemi. E fu vero, perché appena io dissi di cosa si trattava e dove doveva sorgere, già nacquero i primi problemi. Quali? Intanto gli ambientalisti. Secondo me gli ambientalisti sono i peggiori che esistono sulla faccia della terra. Li definisco terroristi perché danneggiano dal punto di vista psicologico la gente, dicendo sempre che le industrie non devono esistere. Ma come fa un'economia ad andare avanti? Ma di che cosa parliamo? Cosa deve essere fondata un'economia? Sul turismo? Qualche giorno fa sentivo dire anche sul turismo che erano venuti alcuni turisti. Questi turisti avevano fatto pubblicare sul giornale una notizia scandalosa, la ritengo. Era quello che si rivolgevano al teatro greco. Dice: siamo stati al teatro greco e abbiamo trovato un porcile e abbiamo dovuto pagare. Allora, quando arrivano queste notizie all'estero, non avete idea di come ci danneggiano a chi fa impresa. Quando si va a conoscere un buyer straniero per proporre la tua attività e di fare una collaborazione con lui, lui appena sente sei un siciliano già ha paura. Ma non perché c'è la mafia è solo una scusante, e c'è tutto il resto. Perché quando tu, ambientalista, mi poni in continuazione certificazioni su certificazioni, mi porti ad avere situazioni in tribunale per poter fare economia in Sicilia, ma allora, signori miei, siamo noi che abbiamo creato queste problematiche nelle famiglie, responsabili, perché quando gli uomini perdono il lavoro, una famiglia si distrugge. È inutile che diciamo che non siamo noi i colpevoli, siamo noi. Quindi io direi che se vogliamo cambiare le cose si possono cambiare.
bisogna riportare lo sviluppo. E lo sviluppo è semplice, perché ci sono le certificazioni che sono rilasciate dall'Unione Europea. Quindi nel momento in cui ci sono le certificazioni, noi possiamo fare industria tranquillamente, rilanciare l'occupazione, perché la gente non vive di fantasia, vive di soldi a fine mese, e così solo le famiglie potranno ritornare ad avere fiducia nella politica, nelle istituzioni, perché ormai la gente ha perso fiducia in tutti, anche nel vicino di casa. Anche noi, io che indosso questa divisa, anche se noi andiamo a dare aiuto alla gente, la gente ormai non si fida di nessuno, perché la fiducia nasce quando tu stai bene, quando hai i soldi in tasca, quando mancano quelle, manca tutto. Quindi siamo irresponsabili, e ribadisco, gli ambientalisti e gli economisti sono solo dei chiacchieroni, perché poi permettono ai cinesi, e questo è un dato di fatto, se c'è un ambientalista mi smentisca quello che sto dicendo, i cinesi portano i loro tessuti qua, i capi li vediamo nei negozi, e poi non inquinano, certo che inquinano. Quando li lavate nella lavatrice, fate queste prove, lavateli in lavatrice e vedete cosa esce dalle vostre lavatrici. E allora le falde acquifere non sono inquinate, che poi beviamo l'acqua. E allora questo che cosa significa? Significa che gli ambientalisti cosa vogliono dalle aziende siciliane? E con questo concludo, non vi dico che cosa vogliono, lo immaginate da soli. Intanto buonasera a tutti, ben ritrovati. Io dovrei parlare invece come presidente del caffè letterario, però volevo fare una piccola introduzione. E oggi mi sono trovata in giro e tutte le donne dicono: la festa dell'8 marzo non si deve festeggiare. Non è una festa, ma bensì, come ha detto la nostra consorella, è una ricorrenza. E poi io mi chiedo, perché non ricordare questo giorno che è dedicato a noi? Noi non abbiamo fatto nulla, stiamo bene, però dietro di noi ci sono state le nostre antenate, le nostre mamme che hanno lottato per noi. Sono morte, hanno, diciamo, realizzato quello che siamo oggi. Quindi un applauso andando a queste donne che per noi hanno fatto battaglia, hanno ottenuto anche i diritti. Diciamo che siamo sullo stesso livello, ma poi alla fine vediamo che nel momento in cui la donna deve fare il suo exploit oppure deve fare un compito più difficile, viene messa sempre sotto mano, sia politicamente e sia nel momento in cui deve apparire di più. C'è sempre l'uomo che deve fare l'uomo, glielo facciamo fare. È stato sempre così, si dice sempre che la donna è stata quella che, se sapeva mantenere, non aveva il buco nel palmo della mano, la famiglia andava avanti, ed è vero. Va bene. Comunque, io come presidente del caffè letterario sono fiera che questo caffè letterario vada avanti, Federiciano, diciamolo. E ora ultimamente è stato fatto anche a Roma, ne sono contenta perché così si crea anche una rete. Lo scopo del caffè letterario è quello di creare un posto ricreativo dove tutti noi, qualsiasi con sorelle, con fratelli, può usarne per fare dei congressi, soprattutto anche per gustare delle gastronomie sicule. Noi spesse volte nel nostro caffè letterario abbiamo fatto sia spettacoli con delle musiche prettamente siciliane, poi abbinate a dei piatti siciliani molto caratteristici, soprattutto fatte con prodotti biologici e di stagione. Quindi
che dire, si può anche fare aprire per mostre, per qualsiasi convegno, per ritrovarci tutti insieme, che questa grande famiglia che sta crescendo, vedo sempre di più, dove abbiamo ognuno le nostre idee, i nostri obiettivi. Vive Federiciani! Grazie. Rappresentanza della Regione Giovanna d'Arco di Trapani e Palermo, Antonella Giorgi. Tanto salve, buonasera a tutti, sono un viso nuovo perché ovviamente è da poco che faccio parte delle Dame Templari e ne sono ovviamente orgogliosa, perché come responsabile della Legione Giovanna d'Arco non posso altro che rappresentare una donna guerriera. Quindi una donna, sapete benissimo, la Pulzella de Orléans, la quale si è immolata, è morta sul rogo, invocando come ultimo il nome di Cristo Re, per dei valori. Ma quali sono i valori che la donna oggi deve portare avanti? Ve lo dico anche come avvocato, perché sono un avvocato, quindi mi occupo di diritto di famiglia, di diritto minorile, soprattutto mi occupo della donna all'interno dell'ambito familiare. Quali sono quindi questi valori che la donna guerriera di oggi deve portare avanti? Fondamentalmente onore, rispetto, il rispetto per la famiglia, il rispetto per la patria, il rispetto per lo Stato, ma tutto in un'ottica ovviamente di internazionalità. Perché ormai la donna non è inserita soltanto nell'ambito della sua famiglia, di uno Stato, ma gli stessi templari federiciani ovviamente hanno una dimensione di internazionalità. Quindi sono valori che bisogna rispettare a prescindere dal mondo occidentale, ma anche dal lato del mondo orientale ovviamente. Ma il rispetto della donna che cos'è? Dice Papa Francesco che la vera bellezza nasce dalla semplicità e dall'umiltà. Perché semplicità e umiltà? In realtà è lo stesso Tommaso d'Aquino che dice che dietro una complessità in realtà si cela una semplicità in incognito. Perché cos'è che rende la semplicità? L'armonia di valori. Danno la semplicità di andare avanti, la semplicità di combattere. Quindi umiltà, semplicità, che però portano ovviamente ad affermare che cosa? Umiltà e semplicità portano anche a questo spirito solidaristico, cioè portano a porsi a vantaggio dei propri simili, ma soprattutto dei più deboli. Quindi la donna cosa deve fare? Porsi nei confronti dell'altro, e quindi la Legione anche di Giovanna d'Arco si pone in aiuto di donne che sono vittime, di donne che sono umiliate, di minori, di anziani, quindi soprattutto verso colui che è più debole. Ma non solo la donna in quanto tale, la donna non è altro poi che, ricordiamoci, l'altra faccia dell'uomo. Quindi non è che perché oggi è la festa della donna che la donna deve essere solo lei considerata. Donna e uomo, interumanità fondamentalmente. È una donna che non deve essere protagonista solo oggi, ma sempre, sempre, in tutta la sua vita. Perché la donna ha un grandissimo compito insieme appunto all'uomo, che è quello di andare a preparare i propri figli, non un cammino per i propri figli, ma i propri figli ad un cammino di vita. Quindi dobbiamo noi stesse e i nostri uomini, ovviamente gli uomini, impartire dei sani valori. Una piccola curiosità, come mai proprio la mimosa a questo punto per rappresentare la donna? Fu un'iniziativa proprio italiana, nel 1946 l'UDI scelse la mimosa. Perché? La mimosa è proprio il simbolo della donna, perché la mimosa è solare, la mimosa è semplice, eppure un fiore che sembra fragile, ma in realtà che cresce in tutte le condizioni, perché è tipico della primavera, però lo sapete meglio di me, caldo, freddo, io sono arrivata adesso con l'acquazzone, quindi... però fiore semplice ma tenace, caparbio, e nel linguaggio dei fiori che rappresenta oltretutto? Rappresenta il pudore, rappresenta l'inizio della primavera e quindi di conseguenza della maternità, della vita.
Quindi il mio augurio, appunto lo ripeto, è che le donne insieme agli uomini in questa doppia faccia di una stessa medaglia siano protagoniste non solo oggi ma sempre e impartiscano quei valori che ho appena detto: onore, rispetto, famiglia, l'importanza dello Stato, l'importanza ovviamente della comunità, dello spirito solidaristico, dell'aiuto al prossimo. E per cercare di costruire questa strada per i nostri figli soprattutto, quindi insomma valori che portanti, devono essere valori portanti e ovviamente proprio Giovanna d'Arco si è immolata per questi valori, quindi come legione di Giovanna d'Arco mi raccomando, donne guerriere, donne che non si lasciano sottomettere, ma donne che piuttosto siano pronte a costruire la propria vita e ad aiutare anche gli altri. Grazie. Luna Serrazzoli. Buonasera. La Sicilia è donna. Al di là dei pregiudizi e delle chiacchiere, le donne hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella storia della Sicilia. Gli esempi sono tanti, da Peppa Cannonera fino alle donne del Risorgimento e della Resistenza, passando per quelle impegnate nella lotta alla mafia. La Sicilia è donna, donna come la leggenda che narra che abbia preso il nome da una giovane figlia del re del Libano, al quale è stato predetto che compiuti 16 anni la figlia sarebbe stata divorata da un terribile mostro. Per salvarla, il padre la mise in una barca e la lasciò andare in balia delle onde che la portarono in un'isola meravigliosa. La Sicilia è donna come le donne che nel 250 a.C. si tagliarono le lunghe trecce per costruire le corde degli archi che sconfissero i cartaginesi, che assediavano Palermo. È donna come Damarete di Agrigento, regina colta e bella, come Costanza d'Altavilla o Costanza di Svevia. Reggenti, sagge al posto dei figli bambini per molti anni. O ancora come Cleopatra di Sicilia, che vendicò la sua famiglia massacrando i suoi avversari e avvelenandosi pur di non cadere in mano dei nemici. La Sicilia è donna, come una delle più grandi donne della storia siciliana, Franca Florio, o come Nina Siciliana, la prima poetessa italiana vissuta nel XIII secolo, e Mariannina Coffa, che a dispetto di tutti e tutti continuò a scrivere per tutta la vita. La Sicilia è donna come la prima donna che ha divorziato in Italia, la baronessa catanese Maria Paternò, o la prima donna che ha indossato i pantaloni in Europa, la passionale Massara Francisca. La Sicilia è donna come l'urlo di una donna che diede inizio ai vespri siciliani, o come le femministe Ante Litteram, Genoveffa Baffo e Suor Dorotea Bellini, che nei loro scritti risalenti a 1735 furono le prime a parlare di pari opportunità. E donne come le rivoluzionarie Santa Miloro, Giuseppa Calcagno, Antonina Cascio, Rosa Donato, Maria Teresa di Lana, donne siciliane del Risorgimento che combatterono in prima persona, simbolo delle quali la famosa Peppa Cannonera, postina di Barcellona Pozza di Gotto, che a Catania conquista un cannone e lo fa piazzare nell'atrio di un palazzo alle spalle dei borbonici. Poi ordina di spalancare il portone e lei stessa accende la miccia che scompagina le file dei nemici. È donna la Sicilia come le tante donne dei fasci siciliani che si organizzarono addirittura in fasci femminili, come quello di Piana dei Greci, diretto da Maria Cammarata. Sono sempre siciliane le donne che fondarono l'Unione Femminile Girgentina, una scuola estiva per le donne che voleva migliorare la loro cultura elementare. Donna è chi aprì nel lontano 1916 il più grande ospedale militare dell'isola. Annetta Tasca Bordonaro e chi, come Maria Segreto di Ribera, incitò le altre donne in fila per un pezzo di pane a sollevarsi contro la guerra. Maria Conti, Maria Costantino, Anna Guida, Vincenza Buscemi, Concettina Mezzasalma, Antonina Profita sono le donne che occuparono le terre del dopoguerra. E donna, una donna coraggiosa, è Maria Occhipinti, che sebbene incinta di 5 mesi, il 4 gennaio del 1945 si sdraiò dinanzi alle ruote di un autocarro militare, impedendo la partenza delle giovani reclute ragusane che in guerra non volevano andare. Sono sempre le donne siciliane che hanno iniziato la resistenza italiana nei primi di agosto del 1943. Siciliana è la prima donna italiana a essere votata come Presidente della Repubblica nel 1946, Ottavia Penna Buscemi.
Come siciliana è la prima donna sindaco di un capoluogo, Elda Pucci, sindaco di Palermo, eletta nel 1983. Come siciliana è la prima donna preside di facoltà, Margherita De Simone. Donna è la fondatrice di una, donna è la fondatrice di una delle case editrici più importanti in Italia, la Sellerio. E non possiamo non ricordare la siciliana Franca Viola, che nel 1965 si rifiutò di sposare l'uomo, un mafioso, che l'aveva rapita e stuprata. Tante sono le donne siciliane che hanno lottato e lottano contro la mafia. Francesca Serio, Felicia Impastato, Saverio Antiochia, Michela Buscemi, Piera Loverso, Rita Atria, Giovanna Giaconia, Rita Borsellino, Maria Falcone. La Sicilia è donna, come la testa della Gorgone, che è il simbolo della sua bandiera, e come le tante donne che ogni giorno, in silenzio, con grande dignità, studiano, lavorano, accudiscono i propri figli e portano avanti la cultura dell'uguaglianza, del rispetto delle diversità e delle reciprocità. Grazie, Rosa Bernardi. Buonasera a tutti. Io parlerò della salute e della cura di sé, perché ho riscontrato che è molto importante la salute e la cura della persona perché possa raggiungere un equilibrio psicofisico e spirituale, e proprio perché molti problemi nascono da questi dislivelli, disequilibri, e questi si riflettono nella famiglia e poi nella società. E su questo vi dico che la cosa che penso, e poi capirete alla fine di quello che dirò, è che la donna personalmente ritengo che sia il perno della società, se mi consentite, proprio per la sua complessità e i suoi vari aspetti che l'hanno posta accanto all'uomo, perché Dio quando l'ha creato suppongo che abbia pensato che fosse di supporto, di completamento, di accompagnamento all'uomo. E vi dico che, e parto dall'aspetto proprio spirituale, parlando di Dio, nella donna l'equilibrio spirituale, che ritengo sia molto importante, e in questo ci può aiutare la Madonna, che è una donna di preghiera. Io personalmente, per esempio, quando mi sento un po' turbata, prego. Se molti mi dicono che fanno yoga, dico io faccio adorazione, sinceramente. E arrivo quasi ad addormentarmi, tanto mi rilasso, mi rassereno, mi tranquillizzo, esco da lì come se i problemi in effetti sono rimasti, ma li vedo con un'ottica ben diversa, come donna di preghiera. E vi parlo anche perché noi abbiamo visto nella storia biblica, non solo abbiamo avuto l'esempio di Eva messa accanto all'uomo, della Madonna che ha concepito il figlio unigenito che è Gesù Cristo, ma da lì vediamo che scaturisce la salvezza e anche la capacità di perdono. E arrivo alla problematica della donna che ultimamente si sta trattando. Molti aspetti tumorali nascono dalla mancanza di perdono, si è riscontrato dagli scienziati. Per cui ecco perché l'equilibrio spirituale, la capacità, che è importante proprio per evitare queste situazioni limiti, cioè questa somatizzazione che spesso sfocia in queste situazioni. Ultimamente si sta venendo incontro alla donna. Noi abbiamo avuto purtroppo l'esperienza di mia cugina che ha fatto la chemio, quindi ha perso i capelli, sono uccisa, insomma è stata una situazione che ovviamente non l'ha fatta sentire più donna, più femmina, e quindi fortunatamente ha avuto a casa gli esempi del trucco. Noi in famiglia, cioè lei ha imparato, mi dice sempre da me, a truccarsi. Questa cosa l'ha aiutata. Oggi se voi sentite parlare molto in televisione, ci sono delle collaborazioni con gli ospedali, nei reparti oncologici, con i make-up, e artisti, estetiste, parrucchieri, proprio per venire in aiuto a delle donne che si sentono in quel momento a terra, sconfitte, distrutte, perché noi sappiamo che il nostro vestito sono i capelli, in qualche modo il nostro primo andamento, per cui già mia mamma mi diceva da piccola, se tu hai i capelli fatti bene, sei a posto, un vestito ordinato anche semplice, puoi uscire. Per cui vi dico proprio l'importanza che io vedo, proprio la rinascita, quando io vedo poi il trucco che si curano, che si sistemano, è come rinascere in qualche modo, è come riuscire a sconfiggere, a combattere, a trovare la forza di combattere. Quindi questa cosa, che può sembrare una semplice vanità,
se la si sa guardare nell'ottica giusta, in realtà è un grande aiuto, perché si trovano in particolari situazioni di salute. In più, il make-up, vi posso dire, per mia esperienza personale, ho avuto problemi di stress e è sfociato in acne. Ho quindi avuto il viso completamente rovinato. Ho fatto quasi 2 anni di cura, ho dovuto fare di tutto di più. E vi posso dire che il dermatologo mi disse: guarda che è importante che tu torni a truccarti, perché la protezione è del viso, è il trucco, dai raggi UV, dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento. Quindi vedete, se si scelgono i prodotti giusti, oggi si parla molto di prodotti naturali, prodotti bio, è importante, perché quando una donna, nello specifico io parlo, ma questo vale anche per gli uomini, incomincia a trascurarsi, comincia a vedersi, incominciano a calare le proprie forze, incominciano. Altro aspetto che può aiutare, oltre agli integratori, perché noi, per esempio, mio cugino usa l'aloe vera, gli integratori sono di supporto, anche disintossicante, non solo preventivo, per quanto riguarda, perché sono elementi naturali che noi abbiamo della natura, per cui io consiglio sempre di utilizzarli. Ce ne sono di tanti tipi, di tante case, controllare sempre che siano ovviamente aziende certificate come qualità e prodotto. Altro aspetto importante di cui vi parlo è lo sport. Io personalmente, quando sono turbata, quindi faccio l'esempio su di me, sono turbata o abbattuta per qualche cosa, io vado a fare zumba, io vado in palestra dove ho studiato come operatore del benessere e make-up, e vi devo dire la verità, avevo iniziato col fitness perché vengo dal nuoto, oltre che da scuole di ballo, di tanti tipi, di tante maniere, perché ho sempre associato allo sport il ballo, devo dirvi la verità, perché per me lo sport era un discorso tonificante, muscolare, ma il ballo era la parte per me più divertente. Quindi io quando vado a zumba, vi devo dire la verità, esco con un, cioè a volte entro con un volto così abbattuto e triste per certe situazioni che magari succedono, ma esco di lì con un sorriso a 360 gradi, praticamente faccio ginnastica mandibolare, io che riuscire a fare tutto il resto. Però mi sforzo, cioè io so che per cause di motivi di salute, insomma interventi, incidenti, mi sono appesantita, però io vado, cioè all'inizio alzavo la gamba, ora riesco ad alzarla di più, voglio dire, non mi sono abbattuta. Cioè, la cosa che mi piace di noi donne è che noi non ci arrendiamo, ok, cadiamo, ma non possiamo rallentare, ma poi si continua a combattere, cioè non si ci può arrendere. Questa è una caratteristica di noi donne, che io devo dire che guardo le altre e dico: mamma mia, ti devo prendere ad esempio, perché la tua fede, la tua forza, il tuo coraggio mi è d'esempio, e quindi io vado. In questo ci dovremmo tutte incoraggiare sempre, dovremmo essere molto uniti. Io ovviamente sto facendo dei flash, perché l'argomento è vasto e che mi hanno proposto, per cui altro aspetto, quindi lo sport, il massaggio. Su questo mi fermo un po' di più. Perché il massaggio? Perché il massaggio è... lo potremmo utilizzare al posto dei farmaci, in realtà. Perché lo stress oggi crea molte malattie, ma il massaggio riesce, io perché l'ho vissuto e ora lo applico come operatrice, riesce a rilassare, a distendere, a non pensare. Riesce a essere quel deterrente adatto proprio per scrollarci da tutte le problematiche che noi ogni giorno, a causa dello stress, delle preoccupazioni, dei pensieri, e oggi se parliamo a livello uomo ce ne sono tanti, però è molto d'aiuto, è molto d'aiuto sotto tutti i punti di vista. Un atleta non può fare a meno di un operatore, per dire. Un disabile non può fare a meno di un terapista. Vi posso dire di più, che ci sono degli studi che chi riceve il tocco del massaggio esce più facilmente, più rapidamente dal coma. Per cui il tocco, ma noi già partiamo dai bambini, cioè quando gli fa male il pancino, subito il massaggino, già quello, quel contatto è un conforto, un sollievo, un atteggiamento di affetto. Oggi ho notato, lavorando, c'è molto bisogno di coccole, c'è molto bisogno di affetto. È come se attorno le persone che noi avessimo non dessero affetto. Io ho notato questo. C'è stato un cliente che mi si è commossa,
preso l'animale, mi ha ringraziato, mi ha detto mi sono sentita coccolare. È anche vero che quando io ho insegnato, la prima cosa che ho detto, se voi non amate le persone, non fate questo lavoro. Le persone vanno amate. Ci sono tipologie di lavori, il lavoro già di per sé a mio avviso va amato per poterlo fare bene, ma ci sono tipologie di lavoro che tu particolarmente devi amare il prossimo, ce lo devi fare sentire amato, coccolato, devi entrare in empatia veramente con le sue problematiche. Cioè io ho avuto persone che veramente hanno avuto situazioni dolorose e vi devo dire che hanno risposto bene al contatto. E c'è stata una addirittura che ha detto mi ha dato 10 anni di salute, era entrata agitatissima, nervosissima, tesissima, l'unico conforto è che sapeva che ero brava per lei, è stata quella spinta a venire e se vi dico che è stata un'ora e mezza così tranquilla, io l'ho lasciata tranquilla e per me è stata una soddisfazione perché si è sentita amata in quel momento. Ecco perché certi lavori, medici, infermieri, qualsiasi tipo di questo tipo che ha contatto con determinate sofferenze, è importante amare. Altro aspetto che vi dico, l'operatore, ho scoperto da me, operando, che può essere d'aiuto alla persona, in quanto mi è successo proprio che è venuto una persona e ha manifestato delle problematiche, a che io ho detto guarda, personalmente ti consiglio di andare da un medico e di fermarti a fare sport, perché pur non facendo in maniera agonistica era molto fissato. Per cui io ti suggerisco questo. L'indomani mi scrive, guarda, fantastico, ho nuotato meravigliosamente, volavo in acqua. Ok, dico, ma vai dal medico. Ebbene, il medico gli ha dato cortisone e 15 giorni di riposo circa. Per cui ci sono problematiche che magari non si capiscono o che non si conoscono, che un operatore può evidenziare al contatto e quindi suggerire, indicare di andare da un medico. Quindi il legame medico-operatore, devo dire la verità, che in questo momento è una cosa che io sto cercando di coltivare. Grazie. Posso fermare? L'unica cosa, se me lo consenti, per chiudere, è perché per me è importante. È la lettera di Giovanni Paolo II, questa se me la consenti di leggere per chiudere proprio, per dire, per capire perché dico il perno della società. Allora, grazie a te, donna madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. Grazie a te, donna figlia e donna sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del mistero, all'edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. Grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta sponsale, che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna, con la percezione che è propria della tua femminilità. Tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Amen. Grazie. Grazie. Adesso ricordiamo un amico e do la parola a Lady Barbera. Buonasera a tutti. Allora, intanto, per quanto riguarda questo momento che abbiamo previsto e che è
il ricordo di un nostro grande amico, un amico di tutti, di molti di noi. Parliamo di Rino Lazzari, nostro fraterno, compagno e cittadino adottivo di questa terra. Abbiamo presente questa sera in sala la moglie Pina e il figlio Gino. Rino è stato un uomo importante di questo territorio che è scomparso improvvisamente, ai noi, quest'estate, lasciando un vuoto che è veramente incolmabile in tutti noi per il valore e lo spessore umano di Rino Lazzari, un uomo originario della provincia di Lecce che poi ben presto è arrivato nel nostro territorio e si è distinto per tutta una serie di meriti, di carattere politico, di carattere sociale. Ho avuto il privilegio di essere suo amico personale. Tuttora mi sono ispirato e tuttora mi ispiro a lui in molte delle mie attività, perché di Rino sono innumerevoli le iniziative di carattere benefico, voi come Club Service, come Rotary, o voi come tutte le attività nelle quali si è distinto col suo ruolo istituzionale che ha ricoperto fino al 2012 nella qualità di assessore provinciale di questa provincia, assessore al bilancio. In quest'ente si è battuto per la realizzazione di diverse opere pubbliche finanziate, progettate e realizzate, e che tuttora chiaramente esistenti e portano la sua impronta, ma si è distinto per iniziative ad esempio a tutela della dignità di molti lavoratori che allora erano precari, che precari oggi non lo sono più grazie al suo impegno. Allora il gran maestro, i templari, i federiciani tutti abbiamo voluto, approfittando dell'onore e del grande piacere di avere i familiari presenti qui questa sera, di preparare un ricordo e consegnare una pergamena che è commemorativa, che ci aiuta nel ricordo di Rino Lazzari, ma soprattutto per chi lo riterrà opportuno come me, ma per tanti di noi che lo conoscevamo, ci aiuterà a continuare a seguirne l'esempio, perché c'è bisogno di uomini e di donne che in questo territorio si spendano con gratuità per perseguire quel grande tema e quel grande valore che è bene comune, e che attraverso il ricordo e l'esempio di Rino Lazzari può essere perpetuato anche in questo territorio. Vi ringrazio. Chiameremo esattamente a ricordare Rino, fatevi avanti, e poi diamo una targa, un riconoscimento, perché come dico sempre io, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Questo riconoscimento è a Pina Raggio, moglie di Rino. Pina, di qualcosa. No, di Pina. Grazie a tutti. Sì, sì, anch'io come papà da diversi anni facciamo parte della Suprema Milizia Equitum Templi, che è un altro ramo dei Cavalieri Templari. E che devo dire? Una tanta emozione, grazie a tutti i cavalieri presenti. E che posso dire? Non nobis domine, non nobis, sed nomine tuo da gloria. Grazie, adesso un altro ricordo, parliamo di femminicidio, parliamo con Maria Infantino di un femminicidio che ha sconvolto Siracusa, di una famiglia distrutta, forse più di una famiglia distrutta. Maria, a te la parola. Grazie Gran Maestro, buonasera a tutte, sorelle, fratelli, donne, ci tengo a farvi gli auguri a tutte le donne presenti stasera qui. Io sono il portavoce della fondazione dedicata ad Eligia e Giulia Ardita. Penso che un po' tutti conoscete la storia di Eligia, che purtroppo il 19 gennaio arrivò una telefonata all'ospedale di Siracusa, al 118, dicendo che la donna che stava accanto a lui, non vi faccio il nome e cognome perché non me la sento di fare oggi né domani e né dopo il nome e cognome, parlo dell'indagato, perché oggi da reo confesso, come ben sapete, è ritrattato ed è un indagato. Arriva una telefonata dicendo che la moglie non stava bene, facendo passare tutto per un problema di mala sanità.
cosa che poi non è stata. Da lì è nata la fondazione dedicata ad Eligia e Giulia Ardita. Giulia era la figlia di Eligia, la figlia dell'assassino, oggi indagato, perché la legge ci dice di chiamarlo indagato, non più assassino. Però noi parliamo per come ci sentiamo di parlare. Oggi è l'8 marzo, stamattina mi sono alzata, ho aperto Facebook, bello, tante parole sulle donne. Dove sono le persone 365 giorni l'anno? Stamattina tutti auguri, auguri. L'8 marzo non deve durare quanto la mimosa. L'8 marzo deve essere tutti i giorni, perché io la mattina mi alzo e lotto tutti i giorni. Io esco da casa, io esco la notte, perché ci chiamano, purtroppo Luisa si ritrova a essere una persona a cui molte persone danno fiducia, perché vive a 360 gradi la perdita di sua sorella e di suo nipote, come la famiglia. E noi usciamo anche la notte, noi rispondiamo al telefono la notte. Tutti voi, parlo di voi presenti che non vi tocco merito, ma tutti questi ragazzi che devono essere il nostro futuro e la nostra speranza, dove sono 365 giorni? Mancano. La donna è sempre, la donna va rispettata. La donna va amata, quella donna che ha paura di stare in casa perché se non, il marito non trova la cena pronta per come gli piace, sappiate che non è amore. Se la donna ha paura a mettere la minigonna perché pensa che il marito si possa arrabbiare, non è amore. Io vi voglio fare vedere un video questa sera, e questo video l'ho preparato io in ricorrenza del compleanno di Eligia il 3 ottobre. Questo video, insieme a Luisa, siamo andati nelle scuole a parlare con i giovani, perché i giovani comunque sono il nostro futuro. Il marcio, lo dico sempre, non lo possiamo cambiare più. Ma io, mamma di due bimbe, non ho il figlio maschio, ho due figlie femmine, vado avanti non imparando con la bocca quello che gli voglio imparare, facendo quello che faccio, mi alzo, lotto, rispetto. Ieri vi racconto una cosa così perché volevo sdrammatizzare. Io ho una bimba di 2 anni che in questo periodo si è fissata di sbriciolarmi le briciole a casa. Allora che io l'ho rimproverata, mi ha guardato minacciosa e ho chiesto a mio marito, lui, rimproverala. E mi ha detto, so, con le donne, contro la violenza, mi dispiace, mi ha detto. Non te la rimprovero. Da lì ho detto, ho vinto anche con mio marito. E vi volevo fare vedere questo video che abbiamo trasmesso ai giovani nelle scuole, dove abbiamo riscontrato dei ragazzi sensibili. Però è anche vero che ho capito che non bisogna farlo una volta l'anno, una volta al mese. Questi messaggi vanno fatti con costanza, tutti i giorni e sempre. Queste donne vanno ricordate sempre. Thank you.
non è più un argomento raro, sicuramente c'è sempre stato. La fondazione, a parte aiutare tutte le donne, ma parliamo anche di qualsiasi violenza di genere, che non ci importa che sia una donna o un uomo, per noi ogni violenza va tutelata. Ci occupiamo anche dei bambini, degli orfanotrofi, di gente che ha bisogno di vestiti, facciamo qualcosa per fare continuare a vivere anche Giulia, perché Giulietta, come ben sapete, qualcuno di voi già mi conosce, mi ha sentito parlare, ma Giulia è nata, era una bimba di quasi 3 kg, Giulia è stata registrata all'anagrafe, è nata morta, ma Giulia c'era. È una bellissima bambina, oggi riposa con sua mamma nella stessa bara. Perché? Perché il silenzio l'ha uccisa. Il silenzio è il silenzio che purtroppo Eligia ha avuto per tutelare la famiglia, il silenzio dei vicini di casa, per chi ha sentito. E vi invito, a qualsiasi persona, perché io mi ritrovo a parlare, lotto per le donne, anche per gli uomini, ma mi trovo a parlare molto con gli uomini, perché voglio capire la mente degli uomini, vi dico la verità. E mi rispondono che mi lasciano veramente allibita di arrivare a capire la loro mente, che non è malata. Questo ve lo voglio precisare, la mente di un uomo che uccide non è malata, è lucido. Non si nasce assassini, per carità, si ci diventa. Si ci diventa per la cultura che abbiamo, perché crescono, le famiglie le fanno sentire uomini, le fanno sentire figli, i figli le stiamo crescendo, ce li facciamo sentire figli, sono belli, papà, mamma, comandi tu. Tu sei un uomo, tu fai questo, tu fai l'altro. Noi genitori siamo il malessere della gioventù che sta crescendo come marcio. Perciò dobbiamo cambiarlo. Noi dobbiamo portare a questi bambini che stanno crescendo e a questa gioventù la speranza di poter cambiare i numeri di femminicidio. Femminicidio, violenza, bullismo, stalking. Io vi volevo leggere un passo che veramente non lo voglio leggere, io me lo voglio fare leggere il nostro Edi Bandiera, se mi dà questo onore, perché mi piace pensare che sia l'uomo a leggerla questa qua, questa frase. Grazie per questo privilegio allora. Intanto uno scritto di William Shakespeare: per tutte le violenze consumate su di lei, per le umiliazioni che ha subito, per il corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avrete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna. Con questo concludo, perché c'è tanto e poco da parlare, ma tanto da fare. Io ho 37 anni e ho deciso di dedicare la mia vita al prossimo, aiutare il prossimo, perché io sono una sopravvissuta. Questa è una cosa che molti non sapete, ma io addosso porto ben 100 punti. Con questo vi dico che, non l'ho detto mai, magari vi dico, io sono una sopravvissuta. Oggi ho trovato l'uomo della mia vita, sono 18 anni che sono sposata, ero piccola, ma ho saputo alzare la testa, come ha fatto Franca Viola. Prima qualcuno ha parlato di Franca Viola. Franca Viola è stata una delle prime donne che ha denunciato ciò che i genitori gli volevano fare sposare, il suo violentatore. Lei ha detto no e si è ribellata. Io ho detto no e oggi mi ribello e lotto per tutte le donne, per tutte le vittime di violenza. Questa è la mia missione come fondazione, come dama templare, perché comunque tutto quello che si fa col cuore, anche una dama lo fa. E volevo dirvi che oggi io non sono Maria, io sono Giulia, io sono Eligia. Maria, vieni, perché anzi vai a prendere la mamma di Eligia. Se ci fa questo onore, io sentiamo. Lei è la mamma di Eligia, che è mia mamma. Sono qui vedendovi voi, è una festa
per le donne che lavorano, che hanno la divisa, le donne che lavorano all'ospedale e donne che si fanno una loro caratteristica, che anche loro hanno, sono bravi, hanno il suo lavoro, hanno la loro casa, i loro figli, ed apprezzare questo giorno non è un giorno che diciamo, c'è chi ha lottato per avere una divisa, una donna, c'è chi ha lottato di andare allo spazio per dare uno spazio anche a noi donne, perché hanno la famiglia, hanno il marito, hanno i figli e quindi sono superiori, non dico agli uomini, ma abbracciano tutto quello che fanno e hanno molta intelligenza, che una donna, questo giorno è per la donna, sì, perché è grande la donna. E questo è per la giornata che dice viva la donna, una donna grande. Poi noi abbiamo fatto un'associazione per Elige e Giulia, io parlo come Elige e come nonna di Giulia. Elige aveva fatto un corso contro la violenza delle donne e la violenza dei bambini, con il diploma tutto, però purtroppo non ha potuto a fondo fare quello che lei voleva, che se venivano al pronto soccorso lei già sapeva chi era maltrattato o aveva avuto violenza. Ora noi seguiamo la strada di Elige e come nonna di Giulia per i bambini. E quindi ci sono bambini che a Natale non avevano un giocattolo. Noi siamo andati a casa di famiglia, siamo andati al cenacolo e volevamo solo un sorriso per il regalo che noi ci davamo. E contenti. Persone che hanno bisogno, che ci chiamano. Chiamano Luisa Ardita, chiamano Maria Infantino. E noi gli diamo un aiuto che non facciamo come gli altri. Ho bisogno, noi non ci voltiamo, noi li aiutiamo sia bambini e sia le mamme che hanno bisogno, che devono crescere i loro bambini e hanno difficoltà a portarli avanti. E quindi noi siamo per Elige e Giulia, l'associazione che abbiamo per Elige e Giulia, e aiutare a chi ha bisogno non ci voltiamo. Grazie. Il dottor Lozano ti consegna questo ricordo, sì, affinché non voli e cerchi verità e giustizia per Elige e Giulia, ma sei anche la mamma e nonna per coloro che hanno bisogno. Grazie. Allora, gli interventi programmati delle donne sono terminati, anche perché le altre che arrivavano da fuori sono state bloccate dal maltempo e quindi li attendiamo, si tengono bene. Se c'è qualcuno in questa sede che vuole parlare delle donne, diamo parola, se no continuiamo adesso facendo parlare i maschietti. Qualche donna presente vuole prendere parola? Solo un applauso per le donne mamme, perché si parla di donne imprenditrici, di donne che lavorano, ma in primo luogo ci sta la donna come mamma che deve dare esempio ai figli, e è difficile in questo momento portarli e mandarli in una strada dritta. Quindi alla mamma di Elige un applauso. Allora, completo questa nozione. Guardate che la politica, noi dobbiamo fare questa battaglia, perché è impossibile continuare a denigrare la donna in tutte le sue funzioni, perché la donna
è lavoratrice, poi arriva a casa, è mamma, moglie, quindi il suo lavoro continua, non finisce mai. Allora, questo aspetto deve essere riconosciuto dalla politica, sia per chi ha un lavoro, e quindi un lavoro aggiunto anche per quello che fa a casa, ma soprattutto per chi non ha un lavoro con un assegno mensile, perché ciò che fa la donna, ciò che fanno le nonne soprattutto, per educare i nipoti, sono alla base non solo della famiglia, ma sono alla base dell'etica, della morale, del futuro di una società. Allora se noi diamo una spinta a queste donne a lottare, e quindi anche a fare i figli, perché il problema di non fare i figli è perché non c'è un futuro per questi ragazzi che vengono messi al mondo. La politica deve fare il suo passo, la politica si deve umanizzare, avere questa profonda cristianità e umanità che ha perso quasi quasi, come dire, il rimbianco della prima Repubblica, perché ormai siamo allo sfascio totale, non hanno più vergogna, non hanno, cioè siamo veramente, ecco. Allora noi templari dobbiamo obbligare la politica a fare ciò che deve essere fatto in un mondo dove la donna è fondamentale come lavoratrice, come mamma, come nonna e come guida di una società che deve riprendersi il suo ruolo in questo mondo. Siamo messi male e la colpa è anche dell'abbandono della politica verso le donne. Allora, io adesso do la parola al padrone di casa, Edi Bandiera, poi il professor Nacara, poi il saluto dell'Associazione Nazionale Carabinieri e poi la presentazione della Legione d'Assemia con il colonnello Giganti e tutto il suo gruppo. Devo dirti grazie, grande maestro, per aver voluto scegliere Siracusa come sede della quinta giornata delle donne federiciane o festa della donna federiciane. Mi fa piacere ricordarlo, siamo a pochi metri dal castello Maniace, castello voluto dal bizantino Giorgio Maniace, poi sono passati gli arabi, poi i normanni, ma poi è arrivato Federico II e ha voluto questo impianto così importante commissionandolo all'architetto Riccardo D'Alentini e facendone uno dei castelli federiciani più importanti del mondo. E quindi per noi federiciani essere nel recinto del castello Maniace è un fatto di grande suggestione, ma di grande valenza e di grande importanza. Siamo anche in una terra, lasciatemelo dire, sì, me lo rimproverano ogni tanto, io sono innamorato di Siracusa, vabbè, insomma, da siracusano credo che mi possa aspettare. Siamo anche in una terra nella quale poco fa la nostra consorella ci ha citato Giovanni Paolo II, il motto apostolico di Giovanni Paolo II, Totus Tuus, proprio dedicato alla Madonna. Siamo nella terra in cui la Madonna ha scelto di piangere per dare un segnale all'umanità. E quindi quanto bisogno c'è della donna nella società, quanto importante sia che la donna abbia una piena agibilità in questa società. Se, caro Gran Maestro, una cosa dobbiamo rimproverare all'uomo, a mio avviso è proprio questa idea a monte, cioè è stata quella che fino ad oggi non si sono volute creare le condizioni affinché la donna abbia potuto avere una piena agibilità nella società e quindi nella politica e quindi nelle istituzioni, perché spesso si parla di quote rosa, di spazi di tutela, no? Carla, non lo sappiamo, nelle liste elettorali. Io sono tendenzialmente contrario, a mio avviso è offendere e ghettizzare. A mio avviso la politica sana, la società sana si deve prodigare affinché la donna non sia più la politica, la società non più sia più respingente nei confronti della donna, ma deve adeguare anche i meccanismi e i tempi della società, della comunità, quelle che sono le sacrosante esigenze della donna. Pensate agli orari di un consiglio comunale, quindi la donna, mamma, di notte costretta ad ascoltare chissà quante sciocchezze di tanti di noi uomini sarà capitato. O pensate a qual è il gap, il deficit che c'è in questa società in termini di asili nido. E allora la donna che vuole che sa essere mamma, che vuole che sa essere lavoratrice, che vuole che sa essere una validissima professionista, che vuole che sa essere una donna, una guerriera federiciana,
come fa a regolarsi, come fa a dare il massimo, il meglio del proprio impegno. E allora il primo compito, a mio avviso, della società sana e della politica non può che essere quello di creare le condizioni affinché la donna, appunto, abbia pieno spazio e piena agibilità in questa società che fino ad oggi è stata un po' troppo al maschile, ma che ha beneficiato dell'opera silenziosa di quelle donne alle quali il Gran Maestro facevi opportuno riferimento, che nella storia del nostro paese sono state a volte vedove di uomini partiti in guerra e che sono state poi mamme, papà, sono state lavoratrici, sono state quelle che hanno formato uomini straordinari dei quali oggi ne narriamo le geste e che hanno fatto grande questo paese. Allora sicuramente sì, sicuramente anche attraverso un'attenzione alle donne che scelgono di dedicarsi alla famiglia e che scelgono di colmare quel gap incredibile che abbiamo in termini di natalità in questo paese. Certo, qui ti parla il politico quasi giovane e ereditiamo una situazione complicata. Viviamo in un paese che ha un debito pubblico che è il 130% del prodotto interno lordo e quindi adottare misure per rendere giusti i meriti e rendere giusta attenzione alle politiche della famiglia, alle politiche per la donna, alle politiche per la società diventa complicato, ma è chiaro che da qualche parte bisogna partire e che da qualche parte bisogna avere dei punti di riferimento. E allora cosa fare? Io credo che al di là delle parole, al di là dei propositi, al di là degli inviti che rivolgiamo agli altri, ognuno di noi da templare federiciano non può che tentare di fare del proprio meglio all'interno del proprio operato, del proprio agire e di essere da esempio buono per contagiare chi ci sta accanto e per perseguire quotidianamente, Carola, quotidianamente, lo sottolineo, che voglio fare un passaggio sulla tua visione della festa o della non festa, no? Io oggi stamattina me lo sono posto il problema, ma rifaccio gli auguri alle donne o no? Ti dico la verità, siccome è più forte l'insulto che il grazie, allora ho fatto pochi auguri o forse non ho fatto, però come intendo io questa giornata? Questa è la giornata della donna, così come, senza voler proferire una blasfemia, come il 25 dicembre è la giornata di Nostro Signore. Noi il Nostro Signore, per il Nostro Signore preghiamo ogni giorno, lavoriamo nel suo solco e con i suoi insegnamenti ogni giorno e poi ci ritroviamo una sera, possibilmente accanto a quel dono che è immenso che abbiamo, che è la famiglia, e celebriamo quel momento, che è un momento di ricarica. Io oggi mi sto ricaricando perché anche io avevo bisogno di assumere ulteriore e costante consapevolezza di quanto straordinario sia il ruolo della donna nella società tutta, di quanto siano valide e concrete più degli uomini le donne in politica, di quanto siano più oneste degli uomini spesse volte le donne in politica, e quindi assumo ulteriore o nuova consapevolezza attorno all'azione che al mio piccolo operato che posso portare avanti ogni giorno per dare il mio contributo affinché, ribadisco, ci sia piena e corretta agibilità da parte della donna in questa società che fino ad oggi l'ha respinta. Grazie ancora per questa opportunità di vivere a Siracusa questo momento, è per noi un onore. Volevo completare il mio intervento salutando gli amici di associazioni che ho invitato a partecipare, vedo la mia amica Rita Amato di Italia Civile, vedo il mio amico Paolo Velasco dei Libri di Costruire, il professore La Cara, lo ascolterete adesso, grazie a tutti e buona prosecuzione dei lavori. Non ne farò uso. Come dicevo, carissimo Edi, io ti ringrazio per l'invito e ho accettato di far parte di questi momenti per vivere direttamente questa esperienza umana, che io potrei anche andarmene, ho già imparato tante cose e sento forse di non poter aggiungere null'altro. Però, per onestà, mi sono preparato. Questo, pensavo di parlare non della mimosa ma della rosa, che farò magari in qualche altra occasione alle dame federiciane, perché è l'aspetto femminile per quanto riguarda l'ordine templare. Sono fortemente emozionato e aggiungo anche il mio grazie alla presenza dei familiari di Rino Lazzari, perché Rino è stato un cofondatore dei primi templari in Sicilia, insieme a me, circa 25 anni fa. E se le inventava di tutte, pur di fare del bene, pur di vivere con onore e con missione quel mantello con la croce rossa, appunto con la croce di colore del sangue di Cristo. Bene, voglio solo aggiungere delle cose approfittando di quello che ho già sentito.
Il vostro priore diceva: le donne hanno diritto di comandare, ma gli uomini non lo permettono. Hanno diritto di avere un ruolo istituzionale, ma l'uomo cerca sempre di impedirlo. L'uomo non è più forte, l'uomo è solo più violento. E in questo c'è anche un travisamento biblico, perché la religione è in ritardo nei confronti. Le religioni sono in ritardo nei confronti della donna, compreso la società. Allora, sentendo un po' queste belle figure da Giovanna d'Arco, Maria, la Maddalena, pensiamo proprio al grande equivoco della Genesi. Adamo ed Eva, anzi Adamo si sentiva solo in questo Eden, talmente solo che non si sentiva nessuno. Dio gli dà Eva perché Eva dà l'identità ad Adamo e non viceversa. Difatti l'uomo non è niente, non è nessuno senza una donna, scusate. Quindi nella tragedia del peccato originale Eva avrà una parte importante e Dio nel recuperare quella, diciamo così, quella disgrazia all'inizio dell'umanità dà il compito a Eva di rifarsi, perché sa che Eva potrà contrastare il male e rifarsi quindi come madre di tutti i viventi, per poi scaturirne la nuova Eva, che è Maria. Perché Dio si affida alla donna più che ad Adamo? Invece noi abbiamo interpretato che la donna era più peccatrice, ha in qualche modo imbrogliato Adamo. Non è così. Diciamo che si è corresponsabili in tal misura, però nel cammino del mistero della salvezza, nella storia della redenzione, la nuova Eva, Maria, sarà quella che proteggerà la vita nuova, la vita senza fine, quella di nostro Signore Gesù Cristo, che poi ne farà una, dire così, una vita eterna attraverso la risurrezione. Ma Maria non è solo colei che prega, è colei che combatte e difende. Pensate alla strage degli innocenti, va via, va in Egitto, ritorna, resta presto solo a portare avanti la crescita di Gesù. E Maria si trova anche, diciamo, corredentrice nel processo della missione di Gesù stesso. Difatti, Maria non è di quelle mamme che tengono per sé il proprio figlio, ma lo spingono a fare. È clamorosa l'espressione, l'episodio delle nozze di Cana, quando Gesù, invitato un matrimonio, se ne vuole stare bello e tranquillo come un commensale, quando ci sono dei problemi. Quando ci sono dei problemi, sì, chiamiamo i maschi. Ecco, qui faccio una parentesi. Però ci vogliono le donne, perché le donne hanno, direi così, la capacità di vedere meglio e più lontano, hanno un'intelligenza del cuore, hanno una sensibilità, un'empatia, soprattutto hanno la grande capacità di trattare il corpo. Ho sentito anche quell'intervento riguardante proprio il corpo. Allora, in grande calamità, qual è l'aspetto che più si soffre? L'aspetto psicologico e quello fisico. Chi meglio delle donne sa coccolare e curare le ferite? Quindi la donna è protagonista, Maria è protagonista e dice a Gesù: anzi, voi servi fate quello che lui vi dirà. Insomma, si impone, comanda, dà inizio, perché ogni missione, ogni inizio c'è una certa titubanza. Maria dà, direi così, il via, l'input, la forza per iniziare, e da lì poi inizia il ministero di Gesù. Maria che lo accompagna in un modo umile e semplice. L'umiltà è fondamentale. San Francesco parlava: Dio, tu sei umile, e fu quasi uno scandalo nel Medioevo quando si parlava di gloria di Dio e Francesco parlava dell'umiltà di Dio e quindi poi di Maria, e si esprime attraverso l'umiltà di Maria. E poi la semplicità.
i teologi, San Tommaso d'Aquino parlava che Dio è eternamente semplice, è la semplicità, è la perfezione della semplicità. Poi ebbe anche la capacità di dire che anche la donna aveva un'anima, perché si discuteva che la donna non avesse neanche l'anima. Lasciamo stare tutte queste obbrobri. Quindi la Chiesa e la Chiesa, le religioni sono in ritardo, ma la società è in ritardo, la cultura è in ritardo. Ritornando a Maria, Maria ebbe la capacità di sostenere la spada della passione e morte di Gesù, una spada trafficerà l'anima, e Maria stessa dirà: grandi cose ha fatto a me il Signore, l'Onnipotente. Poi pensiamo a Maria di Magdala. Maria di Magdala è quella che osa dire a Gesù risorto Rabuni, che vuol dire maestro mio. Se fossimo a scuola direi amore mio. Forse i ragazzi sono più semplici, no? Più diretti, qui saremmo un po' più maliziosi. Allora, Rabuni è la prima che stringe i piedi a Gesù risorto, è la prima che dice: uscite da questa paura, Gesù è risorto. C'è chi crede, c'è chi non crede, via, la storia la sapete. Maria di Magdala, prendo questi diciamo, esempi perché è il filone templare che io cerco di sviluppare. Poi abbiamo sentito della donna guerriera, senza poi pensare a Santa Lucia, quello che è avvenuto, senza dire anche della madre di Costantino, di Santa Monica, di Agostino, insomma. Facciamo un volo pindarico per dare onore a chi ha parlato della Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco, bene, ha sognato, ha indicato, ha risolto un problema, cioè una guerra centenaria, ha sconfitto gli eserciti, ha sconfitto gli infedeli della fede, i nemici della Chiesa. Allora andava bruciata, perché era una donna che aveva fatto più degli uomini, con la complicità della Chiesa, evidentemente. Però la Chiesa è fatta di persone, di uomini peccatori, quindi l'elemento peccatrice della Chiesa lo conosciamo e lo accettiamo, perché nessuno è angelo in terra. E poi quindi arriviamo a una consapevolezza tardiva che la donna ha il grande dono della maternità. Ma prima di parlare della maternità, non so se mi sto dilungando, vorrei parlare della natura stessa di Dio. Dio è padre o è madre? Noi diciamo sempre Padre nostro, è considerato sempre al maschile, però Dio ci parla in forma femminile. Abbiamo fatto l'anno della misericordia, un anno di giubileo, no? Ma nessuno ha detto che la parola misericordia vuol dire, dica, atto di partorire. Cioè Dio si presenta come una partoriente. Chi partorisce? La donna. Quindi quando diciamo Dio di misericordia, che vuol dire? Che è buono, che non significa solo perdono, significa generare, partorire, dare la vita, ridare, rinnovare la creazione. E la donna rinnova la creazione ad imitazione di Dio. Quindi Dio nel Vecchio Testamento, per esempio, quando vuole farsi capire di più sulla comprensione dell'umano, dice: se anche una donna dimenticasse il frutto delle sue viscere, io invece non ti dimenticherò mai. Fa l'esempio della donna, perché è più madre la donna che padre l'uomo, se vogliamo essere. E poi la paternità, caro Edi, noi la impariamo, sì, dalla maternità. Noi diventiamo padri, noi maschi, perché c'è l'amore materno. E il Papa Francesco è convinto, io ne sono pure convinto, che Dio ha voluto la donna perché tutti gli esseri umani potessero avere una madre. Quindi Dio parla in forma femminile, noi invece parliamo ancora con stereotipi maschili, violenti, presuntuosi, d'un uomo che sa di non essere nessuno senza la donna e non accetta le sue incapacità e non vuole imparare dalla donna il suo genio.
piangere, per esempio, com'è difficile per un uomo piangere, quanto è importante per la donna piangere. Piangere vuol dire vedere meglio e più lontano, e la donna vede di più e più lontano di noi. Hai citato la Madonna delle lacrime, no? Io mi sento capito da quelle lacrime. Qualcuno piange per me, tutti sognano che nella propria tomba ci sia una donna che piange, non un uomo. Questo può essere romanticismo, non lo so come dire, però la mia riflessione è che oggi abbiamo bisogno, più che mai, del genere femminile. Dopo aver fatto guerre, aver fatto sport di ogni genere, no? Soprattutto le guerre come sport, e la donna ha dovuto, direi, subire tutte le conseguenze, dove noi abbiamo sempre tentato di corrompere la donna, a far prostituire la donna, a tenerla come possesso dei nostri beni. E quando noi ci accorgiamo che quella donna ha un'anima, ha una bellezza, soprattutto una bellezza, va bene, è una capacità d'amore che noi non siamo capaci, crolliamo e facciamo il male che non dovremmo. Comunque mi fermo qui perché non vorrei essere... Ti prenotiamo per la prossima volta, è la seconda volta che il professore viene a una festa delle donne federiciane, adesso in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri Valentino De Jesus. E allora ringrazio soprattutto Corrado, che ha avuto sempre la gentilezza di invitarmi a nome dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, che rappresento come presidente, e che porto anche il saluto da parte di tutti i miei soci. Come ben sapete, l'Arma dei Carabinieri è sempre stata in primo piano nella lotta contro la violenza in genere e contro la violenza sulle donne. E sicuramente la nostra esperienza la portiamo anche oltre il servizio attivo. Ormai siamo in pensione, però anche dopo abbiamo la voglia, abbiamo la forza e il desiderio di metterci in contatto con tutti quelli che hanno bisogno di aiuto, tutti quelli che hanno bisogno di confidarsi e che magari nella figura dell'arma in servizio, della polizia, della finanza, eccetera, eccetera, vedono anche nell'Associazione Carabinieri qualcosa di positivo. Ne abbiamo avuto anche già 3-4 situazioni del genere che sono venuti a confidarsi con noi, che poi l'abbiamo trasmesso al comando provinciale. Quindi questo vuol dire che stiamo seminando qualcosa di buono. Ma soprattutto io volevo soffermarmi sul ruolo della donna a casa, la moglie. E io voglio portare anche la mia esperienza personale. Io sono sposato da quasi 40 anni, sempre con la stessa donna, e quindi questo penso che è un segnale abbastanza importante, perché se c'è la comprensione tra l'uomo e la donna, se c'è l'amore alla base, io penso che la violenza sulle donne non dovrebbe esistere. Io non considero l'uomo violento uomo, perché la persona che usa violenza contro una donna, che l'uomo, lo sappiamo, è più forte fisicamente, quindi gli viene più facile, non è un uomo, è la vergogna dell'essere umano. Pertanto voglio concludere, quindi essere breve. Io dico sempre a tutti: rispettate la donna è l'unico fiore buono sulla faccia della terra, e quindi merita rispetto, merita amore, perché non è un oggetto come qualcuno vuole fare capire, l'oggetto che ne dobbiamo approfittare, lo dobbiamo trattare in un certo modo, lo dobbiamo comandare. Siamo un corpo e un'anima, l'uomo e la donna. Grazie. Grazie. Il dottor Cappellani in rappresentanza di Palazzolo. Buonasera a tutti.
Beh, appena arrivato già Corrado subito ci mette in prima linea, ma d'altronde ne approfittiamo anche noi. Fare questo. Beh, un saluto praticamente a tutte le donne presenti in questa giornata. Rappresento praticamente il gruppo, anzi il Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Templare Federiciano, che è nato praticamente dopo un lungo parto. Chiamiamolo lungo parto perché praticamente più di 24 mesi, va bene, e quindi è stato praticamente progettato e finalmente è partito. È partito dove si vede la presenza praticamente sia degli uomini ma soprattutto delle donne. Diverse donne come medici che sono entrate praticamente a far parte, cosa che non mi aspettavo, e che praticamente oggi ne abbiamo già 4 donne praticamente medico che sono entrate praticamente a far parte del corpo. Quindi diciamo che la donna riveste ancora praticamente un ruolo di primo piano, e soprattutto praticamente vediamo che queste donne nella figura praticamente di medici, di infermieri presenti, sono quelle che praticamente si prestano giornalmente, sono sempre disponibili. Io per esempio mi sono trovato oggi con noi facciamo praticamente i trasporti con ambulanza, e ne abbiamo fatto praticamente 3, di cui praticamente anche uno proprio mentre che io sto parlando, praticamente da Ragusa a Palazzolo. E vediamo che quando ho chiesto praticamente l'intervento sia da parte praticamente delle infermiere sia da parte dei medici, si sono subito prestate le donne, anche perché il trasportato era una donna e mi sembrava giusto che ad assisterlo c'era sia una dottoressa e sia un infermiere. Diciamo che questo praticamente grazie ai Cavalieri Templari, grazie al Gran Maestro che ha voluto praticamente la nascita di questo gruppo, e grazie nuovamente alle donne che sono sempre presenti in primo piano sia nella vita praticamente di donne guerriere, come giustamente venivano definite, sia anche nella figura di donne per assistere, soprattutto questo. Grazie. Grazie. Adesso prendo la parola il colonnello Peppe Briganti per presentare la Legione Massilia dei Templari Federiciani. E come ogni buon colonnello, io mi attorno delle mie amazzoni, quindi dico a tutte le donne della Legione Nasseria di stare qua accanto a me. E sei donna? Sì, alzati. Quelli che si sentono donne, no. Prego, prego, forza, veloci, dai. State accanto a me. Facciamo la rappresentanza perché sono di più. Sì, sono di più. Qualcuno purtroppo non è potuto venire perché lavora. Io volevo fare un applauso a queste donne che effettivamente sono la base della nostra associazione. Innanzitutto volevo fare gli auguri a tutte le donne qui presenti e in particolar modo alla donna più importante della mia vita, mia madre, Rosalba, che è lì che mi sta ascoltando. Io oggi con grande felicità, con grande orgoglio voglio dare la notizia pubblicamente che finalmente dopo un anno di battaglie burocratiche, di carte, di documenti, di qualsiasi cosa possibile e immaginabile, finalmente siamo stati iscritti al registro del Dipartimento Regionale dei Volontari della Protezione Civile della Regione Sicilia. Finalmente abbiamo avuto notizia con decreto regionale. E quindi da questo momento siamo effettivamente operativi ufficialmente. Io ringrazio tutti i volontari che stanno realizzando con me veramente un sogno. Io sono veramente felice di portare avanti questo meraviglioso progetto. Noi ci addestriamo, voglio ringraziare i corpi sanitari nella figura del capitano Di Benedetto, che non so che è uscito, poi di Gianfranco Napolitano, che è il nostro istruttore della Croce Rossa,
Voglio ringraziare anche l'Associazione Carabinieri con cui collaboriamo, facciamo le esercitazioni congiunte, stiamo facendo un ottimo lavoro, ci stiamo preparando effettivamente ad essere dei super soccorritori, lasciatemelo dire, perché vedo l'impegno sia che facciamo le lezioni teoriche il venerdì nella nostra aula formativa, sia quella pratica in ogni domenica, ci addestriamo sul territorio, sul campo, proprio per essere pronti a qualsiasi evenienza. Io voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare particolarmente queste signore che ogni domenica lasciano la propria famiglia, lasciano i propri figli, lasciano i propri mariti per addestrarsi, per formarsi e soprattutto per essere sempre disponibili ad aiutare il prossimo. Voglio dare anche delle notizie importanti: abbiamo aperto una sede a Sortino, voglio invitare qua il capitano Finocchiaro che ha già formato un gruppo di quasi 15 persone. Quindi già siamo operativi anche a Sortino, siamo operativi pure a Modica, abbiamo in rappresentanza Salvatore Barone che è qui presente con il gruppo Volo, gruppo specializzato nelle ricognizioni per la ricerca degli dispersi con i droni, e abbiamo fatto già delle esercitazioni molto importanti. Prossimamente apriremo anche a Francofonte e in altre città della Sicilia. Io in questo momento veramente mi sento molto impegnato su questo tipo di attività, mi sono come tutti loro naturalmente, e voglio ringraziare singolarmente ognuno di loro che sta facendo tutto questo grandissimo lavoro per realizzare un sogno, perché alla fine noi siamo i templari del nuovo millennio, noi siamo la vera protezione di quelle persone che hanno bisogno, per quanto riguarda la protezione civile ma anche come corpo di pubblica assistenza. Chiunque ha bisogno di noi, in collaborazione con l'amico Valentino dei Carabinieri, noi siamo sempre disponibili e operativi in qualsiasi momento H24. Invitiamo tutti coloro che vogliono far parte o della nostra associazione oppure di partecipare a particolari esercitazioni, sono liberi e possono partecipare tranquillamente. Poi in questo momento io voglio fare un ringraziamento particolare ad una persona molto cara a me, e voglio invitarlo, a Carmelo Maltese. Non vi dico in particolare, vieni vieni Carmelo, però è una persona che in questo momento non sta bene con la salute, che sta soffrendo lui e la sua famiglia, però devo dire 100.000 volte grazie per il suo impegno, nonostante tutti i suoi problemi sta studiando, si sta esercitando per aiutare il prossimo. Io faccio una preghiera a Dio che risolva i suoi problemi, e come usanza della nostra associazione, visto che l'abbiamo chiamata Legione in Assiria, io lo voglio premiare con il grado di scelto della nostra associazione, perché te lo meriti sia come persona che anche come volontario. Ti ringrazio. Se i miei volontari si alzano, così ci salutiamo tutti, facciamo un bel saluto, così vi fate vedere. Siamo abbastanza, siamo quasi 40 persone. E spero di essere sempre di più, perché più siamo e più abbiamo la possibilità di aiutare il prossimo. Grazie soprattutto a Corrado Ormeri che ci ha dato la possibilità di realizzare questo sogno, perché cavalieri non nelle parole ma nei fatti. Grazie. Poi scusate un secondo. Sì, abbiamo anche la nostra bandiera, magari qualcuno la può prendere. Naturalmente abbiamo dato, noi rilasciamo a chi appartiene alla nostra associazione gli attestati, se qualcuno prende la bandiera così la facciamo vedere, a Salvatore Barone che ritira anche per Saro, poi Gianmarco Galleri, questo è il nostro vessillo, la nostra bandiera, questa è stata dipinta dal maestro Luigi Messina che ci ha donato della nostra, che porteremo in ogni nostra manifestazione. Grazie Gianmarco. Il cavaliere Messina che non c'è, ritira sua moglie, Lucia Caccamo, poi il gruppo di Sortino con il capitano Finocchiaro Francesco che dirigerà la sede, e già abbiamo iniziative in atto, faremo delle varie manifestazioni molto importanti, e ti aggiungo Corrado che il 18 giugno molto probabilmente Corpus Domini. Per il Corpus Domini noi faremo il giuramento come quello che abbiamo fatto il 2 giugno a Siracusa, lo faremo questa volta, lo rinnoviamo e faremo nuovi giuramenti a Sortino grazie alla collaborazione del nostro capitano. Poi abbiamo il signor Brigandi Marcello, così magari ci conosciamo. Siamo già a quota 15 noi. Già siamo in quota 15 solo a Sortino, sì. E 30 a Siracusa, già siamo 45 volontari. Sequenza Sebastiano detto Gino,
che se no non si gira, mi ha detto se non lo chiamo Gino. E ci sono richieste anche a casa. Lo conosco da poco, però già è un personaggio Gino. Sport, sì, magari lo fai. La signora Inturrisi Concetta. Un applauso a mamma. Inturrisi Concetta. La signora Pietruzzello che non c'è. È la figlia. È la figlia, sì. Ritira. Turco Antonino. Sta chiamando. Grazie. Sì, scusa. Iannello Domenico. Finocchiaro Federica. Bell'uomo Concetto. Concetto? Come vedete già sono operativi con le divise, inizieremo l'esercitazione anche in quel di Sortino, siamo bell'uomo. Con il suo concetto. Così la cittadinanza, chiunque sappia che praticamente i Cavalieri Templari Federiciani operativamente ci sono. Grazie, auguri a tutti e un bacio a mia mamma. Grazie, allora siamo in chiusura, adesso il saluto finale a Salvatore Medrano. Io vorrei ricordare a tutti l'impegno, c'è forse Fabrizio Arditi, è arrivato. Fabrizio, vuoi devi dire qualcosa? Vieni. Grazie, scusate perché i ritardatari non sono mai giustificati, ma motivi legati a visite mediche, perché sennò eravamo presenti puntuali. Noi, so che è stato veramente un bel appuntamento e voglio ringraziare in maniera particolare la confraternita anche per il pensiero che ha avuto nei confronti della famiglia di mia nipote Elicia, che è stata ricordata anche in questa occasione, e vi ringrazio tutti veramente per l'affetto dimostrato. E questa è una giornata particolare per tutti quanti, ma soprattutto è una giornata, e molti mi dicono che è una festa. Io non condivido mai che questa sia una festa, e che tanto le donne vanno festeggiate tutti i giorni, e questa è una cosa dovuta, ma è soprattutto un momento di raccoglimento e di ricordo per tutti quelli che veramente hanno perso la vita dimostrando attaccamento ai valori umani e soprattutto attaccamento al lavoro. Quindi un ringraziamento particolare, voglio ringraziare il Gran Maestro e tutti i presenti per il pensiero avuto, e grazie veramente, scusate per il ritardo. Grazie. Sono arrivati Renna e Cortesette rappresentanti, non li vedo, insieme a Catania, mi pare, nemmeno allora possiamo chiudere. Salvatore, vedranno a chiudere i lavori. Dopo aver ascoltato tutto quello che è stato detto, ritengo di non dover aggiungere niente se non solo il mio saluto a tutti voi, e un saluto particolare che mi ha affidato Monsignor Greco, il quale si scusa per non essere qui perché ha una serie da tempo di catechesi che cadono ogni 15 giorni di mercoledì, e stasera era impegnato al Sacro Cuore di Viale Teocrito, e quindi purtroppo, però è stato come se lo avessimo avuto qui, perché è stata ricordata Maria, è stato ricordato Gesù, sono state ricordate gli sposi, perché Maria disse non hanno più vino, e questo purtroppo in tantissime famiglie ancora manca quel vino, e noi con il nostro operare, soprattutto le donne e le donne federiciane, devono portare questo vino a tutte quelle famiglie che ne hanno bisogno, anche in maniera silenziosa. Questo è l'augurio che faccio a tutte voi. Grazie sempre per il vostro sacrificio, perché ritengo che questo sacrificio per altre donne, non per le donne federiciane che desiderano festeggiare l'8 marzo, siamo noi che dobbiamo festeggiare sempre, tutti i giorni, il sacrificio di queste nostre brave donne e dame. Grazie.